like a Hellcat. Buongiorno a tutti, io sono Andrea D'Aronco, il presidente dell'associazione Friuli Storia e Territorio e sono qui per presentarvi il Museo della Guerra Fredda, che è stato allestito qui a Chiusaforte nella caserma Zucchi grazie al contributo di un gruppo di volontari che sono dedicati alla storia della Guerra Fredda, alla storia di queste vallate nel periodo che va dal 1945 fino al 1991. Abbiamo realizzato questa mostra permanente dedicata sia al battaglione Cividale, che qui è stato stanziato dagli anni 60 fino al 1995, sia alla contrapposizione fra le truppe italiane e alleate, la NATO e il Patto di Varsavia, dal 1945 fino al 1991. Questo museo è realizzato nella palazzina Spazio Truppa della caserma Zucchi. Questa era considerata appunto una caserma modello realizzata negli anni 60 con tutti i principi più moderni della realizzazione di queste strutture. È caratterizzata da una palazzina comando, da una palazzina infermeria, da una palazzina della compagnia comando e servizi, dalle palazzine delle compagnie, dalla palazzina spazio che trova appunto sede il nostro museo, da un cinema, da una mensa, dalle officine e dal reparto salmerie. Sulle pareti delle palazzine delle compagnie potete vedere alcuni murales realizzati dall'artista locale Moira Linassi, che rappresentano alcuni spaccati della vita militare italiana, della vita dei soldati italiani del XX secolo, e rappresentano una particolarità.